abbiamo chiesto un piano della mobilità urbana, abbiamo chiesto il controllo del territorio sull'abusivismo, abbiamo chiesto sulla contraffazione, non c'è una cosa che voi avete preso in considerazione. Allora, dopodiché oggi c'è una condizione dove si favorisce l'abusivismo tout court e si favorisce l'abusivismo tout court e non si rispettano le aziende che dove hanno un numero civico. La gente è stanca per tassare, perché non c'è pianificazione, ed è stanca perché le condizioni ormai anche di questo Consiglio Comunale non ha dimostrato la responsabilità verso questa gente che non ce la fa più. Ragazzi, ma 1000 imprese che hanno chiuso a Taranto, ve la volete fare una domanda, sì o no? Volete ragionare per dire che cazzo dobbiamo fare? Ve lo stiamo dicendo da anni. Non ci chiamate. Ormai via Prince Matteo è chiuso. Tra poco chiude via d'Aquino e via di Palma, perché ormai stanno chiudendo uno dietro l'altro. Una domanda seria: cazzo, ad Alessandria in 4 anni sono usciti fuori dal dissesto, 4 anni, dopodiché si sono messi e hanno dato una mano alle azzarginesche che stavano abbassate con il decoro, hanno fatto delle cose. Non c'è cazzo. Un'idea intelligente per la città. Vi abbiamo detto, noi stiamo qua. Io vi ho detto, Commercio a disposizione, usatela, cazzo, usatela, non perché io mi voglio sostituire. Ne capiamo le problematiche, usate, non avete fatto un cazzo di niente. Allora, come cazzo gli dico alle persone oggi? Ma non ci avete manco dato di vedere che stavate facendo la sagra della salsiccia. La sagra della salsiccia che ha messo i commercianti contro i cittadini. L'assessore che ha firmato per la sagra della salsiccia. Di abitanti, non vi ligure, alberi di Natale. Però, gli abitanti, ma mettere noi 200 euro per un albero. Dobbiamo uscire noi 200 euro per mettere un albero. Io vi voglio chiedere. Ma sai che i cittadini se la prendono con noi perché non ci sono le luminarie in città? Io mi scontro allora, scusami, ha ragione. Io ho fatto una lettera al sindaco sulle luminarie. Ho detto, sindaco, mi dici per cortesia quest'anno qual è l'idea tua in merito alle luminarie, cosa dobbiamo fare, visto che l'anno scorso per l'ennesima volta abbiamo partecipato noi e tu lo sai come tutti, noi ci abbiamo messo, i commercianti hanno messo oltre 20.000 euro, quanto ha messo un'amministrazione comunale, è chiaro? Dopodiché quest'anno ho detto, ragazzi, siccome sono anni che li facciamo noi, quest'anno dimostriamo che non volevano li facciamo, voglio vedere l'amministrazione, prenderà viva la città?